Nella giornata di domani, con inizio alle 20:30, scenderanno in campo tutte le formazioni del campionato regionale di Serie C. Detto della fine anticipata della stagione regolare per il Maccabi Ripa Limosani, che ha concluso l'anno andando a vincere a Penne la settimana scorsa, c'è da rimarcare come anche il campo basket starà a guardare, in quanto costretto a riposare per la mancata partecipazione al torneo di Torre dei Passeri. Per i campobassani, ad ogni modo, l'anno non finisce qui, visto che Carlone e compagni si sono assicurati matematicamente il passaggio nei play-off, come ottavi, dove incontreranno Campli, visto che nello scontro diretto contro il San Vito Ortone i biancoverdi si trovano sotto per differenza canestri. Inoltre, la gara di Sulmona poco interessa ai giocatori di Anzini, visto che in questo caso gli abruzzesi si trovano sotto di 2-0 negli scontri diretti. Molto più interessante la posizione nella griglia playoff che dovranno avere Termoli ed Isernia. A differenza dell'NBC, che è sicura del quinto posto e che potrebbe andare a giocare il primo turno proprio contro una delle due cugine. A tal proposito, l'NBC chiuderà la sua prima fase contro Penne in una sfida che si giocherà al Pala Unimol e su cui il risultato è già definito, visto che gli ospiti non hanno mai fatto punti in questa annata. La notizia negativa è che Luca Antonelli ha riportato un infortunio serio a Teramo e questo probabilmente priverà la squadra di Filipponio di uno dei suoi perni nei playoff. Isernia, che ha 36 punti in classifica, riceve a domicilio Latri, che non ha ambizioni di classifica visto che è fuori dai giochi. Per Cardinale i due punti non dovrebbero mancare e questo porterebbe Pentri a quota 38. Termoli invece ha lo scontro diretto fuori casa a Pescara, squadra che ha due punti in meno rispetto ai termolesi ed è appaiata in graduatoria con Isernia. Chiaramente si tratta di una sfida di fondamentale importanza per entrambe le squadre, che hanno voglia di arrivare il più in alto possibile. I molisani cercheranno di centrare il successo per arrivare secondi e giocare contro il San Vito Ortona, che però in quest'ultimo mese ha preso due slavi davvero niente male, mentre i pescaresi hanno tutta l'intenzione di vincere per arrivare a pari punti con i molisani e tenersi attaccati ad Isernia, nei confronti della quale stanno meglio per differenza canestri. Insomma, la situazione appare di difficile definizione al momento, anche se sembra chiaro come la squadra da evitare sia proprio l'NBC, che nei playoff è la vera e propria mina vagante. Anche se senza Luca Antonelli questa compagine perderà tantissimo dal punto di vista offensivo. Ad ogni modo, un quadro più chiaro si saprà a fine serata, quando si delineerà al meglio il quadro playoff, dove inizierà un altro campionato.